Un caro saluto a tutti i telespettatori di Telegolfo, siamo alla quinta giornata di campionato e l'Heracles alla struttura di Via Cassio ospita lo Sport Country Club per un avvincente derby del Golfo. Sarà un derby molto sentito anche perché dopo quattro partite sono entrambe a 6 punti con 2 vittorie e 2 sconfitte per parte. L'Heracles viene da 2 sconfitte consecutive in campionato con il Lele Nettuno e il Buenaonda, ma in settimana ha rialzato la testa vincendo l'andata del secondo turno di Coppa Lazio sul campo del Città di Zagarolo per 3-1. Lo Sport Country Club arriva invece da una vittoria in casa all'ultima di campionato contro il Latina 2017 per 5-3. Si preannuncia quindi un derby scoppiettante. Chi vi parla è Francesco Di Luna, accanto a me per curare le riprese c'è Giuseppe Capuano. Andiamo a leggere le formazioni per quanto riguarda l'Heracles: 22 Napolitano, 23 Di Palma, 2 Valerio Capitano, 5 Zottola, 6 Riso vice capitano, 7 Vidigna, 8 Colacicco, 9 Zaccaro, 10 Faria, 11 Pernice, 17 Cannavale, 19 Diana. Allena Andrea Cardillo per lo Sport Country Club: 1 Grasso vice capitano, 2 Tramontano, 3 De Santis, 4 Mella, 7 Iannotta, 8 Corrente, 9 Guerra, 10 Sorrentino capitano, 11 Corona, 16 Cutillo, 18 Trani, senza numero Paolo Petrella. Allena Matteo Macari, arbitro il signor Vincenzo Truini di Latina, con l'Heracles schierato alla destra dei vostri teleschermi, attacca da destra verso sinistra con un completo blu, in campo Riso, Colacicco, Faria e Valerio con a porta Napolitano, invece da sinistra a destra dei vostri teleschermi attacca lo Sport Country Club con a porta Grasso, Corrente, Corona, Guerra e Sorrentino. Tanti gli ex di questa partita, abbiamo detto un derby molto sentito, soprattutto in campo per lo Sport Country Club. Ci sono tanti ex che hanno giocato la scorsa stagione con l'Heracles e dopo andremo a raccontare le loro storie. Intanto siamo quasi pronti per l'inizio del primo tempo con il possesso dell'Heracles, il punto di battuta con la Cicco e Faria, l'arbitro Truini è pronto a fischiare. Ecco, parte il primo tempo, primo pallone toccato da Colacicco che scarica per Valerio. È iniziato il derby, entrambe le squadre sono a 6 punti, l'Heracles viene da un periodo in campionato non troppo positivo, 2 sconfitte qui in casa con l'Ele Nettuno e poi fuori casa con il Buenaonda in uno scontro diretto per le prime posizioni. Intanto chiede fallo Michele Corrente nel contatto con Colacicco, l'arbitro lascia giocare. Un altro contatto Colacicco Corrente, questa volta l'arbitro fischia il fallo. Primo fallo. Michele Corrente è uno degli ex, scorsa stagione con l'Heracles hanno giocato Michele Corrente, Corona, Mella e Petrella, e anche Macari è un altro ex allenatore del Sport Country Club che l'anno scorso era il mister dell'Heracles. Intanto prova azione d'attacco il Sport Country Club, ma Faria mette in fallo laterale. Riso, movimento di Colacicco, scarica per Valerio. Valerio va a cercare proprio la punta dell'Heracles, sempre a contatto con Michele Corrente. I due non si sono praticamente mollati un secondo dall'inizio di questo primo tempo. Corrente gioca con Trani che è partito titolare, diversamente da quanto ho detto inizialmente non c'è Sorrentino titolare ma c'è Trani. Dicevo, l'Heracles che ha perso gli ultimi due in campionato, però in settimana si è ripreso vincendo il primo turno d'andata, o meglio l'andata del secondo turno di Coppa Lazio, 3-1 sul campo del Città di Zagarolo. Mercoledì ci sarà il ritorno con l'Heracles che parte ovviamente molto avvantaggiato. Bellissimo lo scambio Corona-Trani, Trani va alla conclusione, Mura Riso, ma bellissima l'azione
dell'11 e il 18 in maglia biancorossa. Trani scarica per Michele Corrente, scambia ancora con Trani. Corona, il pallone è uscito secondo il signor Truini, allora sarà rimessa laterale Heracles. C'è molto equilibrio in campionato tra le due squadre, come detto sono entrambe a 6 punti. L'Heracles ha segnato 16 gol, intanto Michele Corrente su Colacicco commette fallo e allora il numero 8 si guadagna un fallo da buona posizione. La guerra tra i due numeri 8, 4 minuti in cui non si sono praticamente mai staccati, sono francobollati l'uno all'altro. Allora chiama lo schema intanto Faria, che parla con Riso e Colacicco, stanno cercando di capire come giocare questo calcio piazzato. Vediamo allora se ci sarà uno schema. C'è Riso sul punto di battuta, Faria che sulla barriera in cui c'è l'unico guerra. Va la battuta diretta, Riso sulla linea praticamente, Corona salva a partire battuto. Trani tenta l'azione su Valerio, lo supera e poi davanti la porta. Guerra si fa intercettare da Napolitano, ottimo l'intervento, grandissima occasione per lo Sport Country Club al quinto minuto del primo tempo. Da possibile vantaggio Heracles su buona punizione battuta da Riso. Possibile vantaggio, intanto Trani al volo. Altra grande conclusione. Allora sarà rimessa dal fondo che batterà Napolitano. Per questo avvio abbastanza intenso. Riso intanto rischia nella sua area con Guerra che lo va a pressare. Prova a gestire, protegge questo pallone col corpo, si avvicina con la Cicco per dare una mano e commette fallo Guerra, secondo Truini. Ha giocato con intelligenza Riso dopo aver rischiato nella propria area. Faria, vada con la Cicco, c'è tanto spazio per lui, Valerio dall'altra parte, sale anche Daniele Riso. Fa salire i suoi, allora Paolo Faria allarga tutto per Daniele Riso, può andare alla conclusione, calcia sopra la traversa. Si è acceso il derby con quattro azioni piuttosto pericolose, due da una parte e due dall'altra. Una partita molto sentita sicuramente l'Heracles per come è partita in campionato, per come ha costruito questo organico. Intanto Corrente davanti Napolitano e il grandissimo intervento del numero 22, e Corrente se l'è divorato in questo caso, ha provato un tunnel a tu per tu con Napolitano perché aveva chiuso bene lo spazio, ma lascia la porta inviolata praticamente. Grande taglio di Michele Corrente, un pallone splendido dato da Corona. Intanto prova ad andare in porta direttamente Corona dall'angolo. Corrente va da Guerra, protegge Guerra, Faria che lo pressa, scarica bene per Corrente. Corrente va da Grasso, Grasso va lungo, intercetta Valerio, allora prova a risalire, spacca la difesa in due, prova a tirare di punta, mette in calcio d'angolo Valerio che si arrabbia. Perché in questa fase è stata abbastanza sfilacciata la squadra di Magari. Tenta la conclusione Riso, c'è ancora un calcio d'angolo. Calcio d'angolo su cui va Faria, chiama i secondi l'arbitro, Faria scarica per Daniele Riso che perde il controllo col pallone, allora Guerra lo intercetta, aspetta i suoi che salgono, tenta il dribbling, va da Michele Corrente, scarica per Corona bene e fa salire anche Trani, tutti quanti sono oltre la metà campo, sono nella zona di campo dell'Heracles, allora Sport Country Club arrembante.
corrente, scambia con Corona, Corona direttamente alla conclusione, Riso intercetta e mette in fallo laterale, no perché Valerio salva e torna a gestire questo pallone, allora con la 5 prova a salire, controlla male, Corona prova a recuperare ma Riso ha il pallone, Faria la conclusione di sinistro, Grasso mette in fallo laterale. Fase davvero confusa con alcuni errori di gestione del pallone, prima da parte di Riso, poi di Corona. Corona adesso a mettere in fallo laterale, allora sarà ancora possesso Heracles. Valerio, Faria, bene per Valerio, tenta di testa a scavalcare Grasso che però proteggeva bene i suoi pali. Allora Grasso va a lungo da Guerra che controlla bene, scarica ma il pallone finisce fuori. La rimessa è a favore dell'Heracles, dice il signor Truini, con qualche contestazione da parte di Guerra e Corona. Allora Faria controlla il pallone, sale insieme a Riso, taglia tutto il campo, con la Cicco si abbassa, riceve il pallone, cerca ancora Faria, male però perché recupera Trani, recupera però di nuovo con la Cicco. Faria cerca in profondità con la Cicco ma c'era pochissimo spazio, allora riparte lo Sport Country Club. Corona va da Trani, scambia Trani con Corona, Corona allora si gira, punta Valerio, poi prova una ruleta ed è rimessa laterale Sport Country Club. Tanto entra Yuri Mella al posto di Guerra, un altro ex, lui che l'anno scorso è stato assieme a Daniele Riso il miglior marcatore stagionale dell'Heracles con 22 gol in campionato, così come anche Daniele Riso. Oggi uno di fronte all'altro, vediamo se Mella farà la differenza. Tanto scambio Faria con la Cicco, con la Cicco prova a puntare Corrente, perde il contatto con la palla, allora riparte 2 contro 1, Corrente va da Trani, Trani perde un po' il contatto col pallone, allora va da Yuri Mella di punta e Valerio mura, poi Faria addosso a Corrente, ma ripartirà dal basso il pallone che è arrivato direttamente a Grasso. Dicevo, in questo momento Mella è anche il miglior marcatore del Sport Country Club, con intanto tenta Valerio, guadagna un calcio d'angolo. Dicevo, miglior marcatore fino a questo momento del Sport Country Club con 6 gol stagionali, 4 in campionato e 2 in Coppa Lazio. Faria al volo sull'assist di Daniele Riso, ci è andato davvero vicino. Il numero 10 dell'Heracles. Bello il tunnel di Trani su Daniele Riso, grande giocata, il tacco poi di Sorrentino, è entrato anche lui, posto di Corona, Mella tenta la conclusione, smorzato da Valerio, Napolitano riparte. Valerio, Faria, Faria il dribbling su Sorrentino che commette fallo però, secondo l'arbitro che lascia giocare Faria, sbaglia questa punizione, regala un fallo laterale a Trani che batte subito per Corrente, allora riparte con Sorrentino, il capitano dello Sport Country Club. Mella scarica tutto per Michele Corrente che dice di andare lungo, Mella allora salgono tutti e quattro, si allarga Michele Corrente, va da lui Sorrentino, ancora Sorrentino, Trani tenta la giocata, perde il pallone, Riso davanti a Grasso, 1-0, la sblocca lui, il numero 6, 1-0, ruba il pallone sulla tentata giocata di Trani che commette un errore grave, allora al 12esimo vantaggio Heracles con il gol di Daniele Riso che ha letteralmente sradicato un pallone dai piedi di Trani e va a segnare il gol del vantaggio, 1-0 Heracles. Allora possesso Sport Country Club che batterà e dovrà cercare subito di rialzare la testa perché in queste partite è importante non perdere mai l'intensità. Allora Riso sul neo entrato
Cutillo recupera il pallone e poi calcia tra le braccia di Grasso. Prova subito Yuri Mella a cercare Sorrentino. Bello Faria che cerca Colacicco, prova a girarsi, cerca di nuovo Faria, ma il pallone termina in fallo laterale dopo la deviazione di Michele Corrente. Grande lavoro dell'attaccante dell'Heracles in maglia blu, Antonio Colacicco. La giocata di Daniele Riso, che va da Faria poi da Colacicco. Colacicco perde il pallone, allora Mella non vede più il pallone, arriva Sorrentino a dargli una mano. Dicevo, lo Sport Cantico Club deve continuare con intensità e cercare la via della rete per riagguantare il pareggio. Cutillo, Corrente, ancora Cutillo, il movimento in campo, cerca la giocata Mella, voleva girarsi su Valerio ma perde il contatto con la sfera e allora riparte l'Heracles con Riso, l'autore del gol del vantaggio. Bellissima giocata di Valerio davanti a Grasso, tenta anche il dribbling sul numero 1 che mette in fallo laterale, rimane per terra Valerio sul contatto con l'estremo difensore dello Sport Country Club. Ma che giocata del capitano Francesco Valerio, uno dei migliori dei suoi in questo avvio di stagione. Allora Riso è andato a segnare la sua settima rete stagionale, la terza in campionato, addirittura ha segnato più gol in Coppa Lazio, 4 le reti. Ricordiamo, lo Sport Country Club è già uscito dalla competizione al primo turno, mentre l'Heracles ha vinto al primo turno con il Ceccano. Chiede un fallo Valerio sul contatto con Mella, l'arbitro non fischia nulla, allora si continua a giocare. Cutillo prova a girarsi, c'è un fallo commesso da Antonio Colacicco secondo Truini. Allora va Faria a parlare con l'arbitro, intanto c'è stato un cambio, è uscito Michele Corrente, è entrato Tramontano. E dicevo, Riso ha segnato 4 gol in Coppa Lazio, più di quanto abbia fatto fino a questo momento in campionato, e altri marcatori dell'Heracles in campionato sono Faria che ha segnato 5 reti, il miglior marcatore per l'Heracles. Intanto la punizione di Sorrentino che gioca con Cutillo, va alla conclusione ma mura Faria ed esulta. Allora ancora Sorrentino, cerca la spizzata di Cutillo direttamente tra le braccia di Napolitano. Allora Napolitano va lungo da Colacicco ma Sorrentino intercetta. Ancora Riso, il contrasto con Tramontano, la conclusione subito di Riso, pallone che termina tra le braccia di Grassi. Bella, tenta la giocata, il pallone che termina fuori. Colacicco scarica tutto per Riso, gira dalle parti di Faria che tenta la giocata, perde prima il contatto col pallone, poi lo ritrova il numero 10. Tenta il passaggio filtrante Valerio, troppo lungo però. L'anno scorso nel confronto diretto tra Heracles e Sport Country Club, l'Heracles ha vinto in casa per 2-1 con le reti proprio di Riso e Colacicco che hanno deciso la gara, mentre al ritorno sul campo dello Sport Country Club c'è stata la vittoria dei padroni di casa per 4-3. In quella giornata per l'Heracles segnò, guardate un po', proprio Daniele Riso, come sempre, una doppietta per lui, e poi Corona, che oggi invece è in veste da ex. Valerio prova ad andare lungo da Zottolo appena entrato.
Bella, scarica per Sorrentino che nel contrasto con Zottola perde il pallone. Allora sale subito Zottola, Valerio, il dribbling, spacca ancora in due le zone centrali del campo. Però recupera Mella che va bene da Cutillo. Tenta la conclusione ma Murariso prova a ripartire subito. Invece no, scarica per Faria ma Cutillo ci mette un piede e allora è rimessa laterale Heracles. Dopo le prime quattro giornate, come detto, l'Heracles e Sport Country Club sono entrambi a 6 punti. La classifica dice che sola in testa c'è il Frosinone con 4 vittorie su 4, quindi 12 punti. A seguire con 10 punti Lido il Pirata Sperlonga. Tanto c'è un fallo di Yuri Mella su Daniele Riso. L'arbitro ha fischiato su questo contatto. Dicevo, l'altra unica imbattuta è il Lido il Pirata Sperlonga con 3 vittorie e un pareggio, quindi a quota 10 punti. Poi ci sono a 9 punti l'Ele Nettuno e Buenaonda. La Technology a 7 punti, e a 6 punti oltre Sporting Country Club e Heracles ci sono Egles Aprilia e Sporting Terracina. A 4 punti l'Arena Cicerone, a 3 punti Latina 2017 Real Fondi, a 1 punto Leggio Sora e a 0 Flora 92. Zottola va a puntare Tramontano, va da Vidigna, la conclusione è il palo e poi il pallone entra, 2-0 Vidigna al 20esimo. Grandissima giocata, 1-2 con Zottola. E allora ottima partenza in questo primo tempo per l'Heracles. 2-0 Vidigna, il raddoppio. In salita invece la gara adesso per lo Sport Country Club che dovrà davvero spingere il piede sull'acceleratore per recuperare una gara che adesso diventa davvero complicata. E ancora davanti la porta Zottola non riesce a trovare la deviazione vincente per mettere il pallone alle spalle di Grasso. Sarebbe stato il 3-0. Intanto chiama il time out Macari per ragionare su come riprendere questa partita. La partita equilibrata fino al 15esimo di questa prima frazione di gara. Poi è uscito bene l'Heracles e ci ha pensato prima Riso e poi Vidigna. Vidigna alla sua quarta rete stagionale, la terza in campionato, ne ha segnato un altro in Coppa Lazio. Altre partite di giornata, Arena Cicerone Flora 92, Buenaonda la Nettuno, Heracles Sport Country Club che è quella che stiamo seguendo, Latina 2017 Lido il Pirata Sperlonga, Real Fondi Leggio Sora, Sporting Terracina Egles Aprilia, Technology Frosinone. Partita interessante con la Technology a 7 punti che gioca in casa con il Frosinone che ha 12 punti. Vediamo se riuscirà a frenare la corsa fino a questo momento inarrestabile dei primi classificati. Rientrato in campo Corona. Sarà punizione per lo Sport Country Club, va su Sorrentino sul punto di battuta, in barriera si posizionano Zottola e Vidigna, Riso in marcatura su Corona, Guerra che si allarga alla destra di Sorrentino, dall'altra parte c'è Tramontano, Faria sulla zona del dischetto del rigore, Sorrentino vediamo se va direttamente in porta, tenta il mancino e Napolitano ci mette una pezza, mette in fallo laterale. Corona, Tramontano, Sorrentino, allarga tutto per Guerra che va a puntare Vidigna, il gioco di piedi, poi Sorrentino scarica per Tramontano che va da Corona, male però perché recupera il pallone Riso, male anche Faria, Guerra davanti a Napolitano e ancora Napolitano esce e guadagna
Guarda, rimessa dal fondo probabilmente, intanto rimane per terra, allora entra lo staff medico. Si rialza allora Napolitano, parla con Vidigna e gli spiega qualcosa sui movimenti da fare in campo quando si è in possesso. Allora sarà invece rimessa laterale per lo Sport Country Club, va Corona sul punto di battuta, vediamo se scarica subito per Tramontano. Tramontano prova la conclusione, alto sopra la traversa, largamente alto questa conclusione. Allora Faria fa salire i suoi, va da Daniele Riso. Riso cerca bene Vidigna che scambia con Faria, il movimento dall'altra parte del campo di Riso. 2 contro 1, Zottola, vediamo se va dentro da Riso, male però perché intercetta Guerra che scarica da Tramontano e fa salire i suoi, male poi il controllo di Sorrentino. Allora sarà laterale Heracles al 24esimo, ricordiamolo, 2-0 le reti di Riso e Vidigna. Scambiano i due portoghesi, guadagna laterale Paolo Faria. Chiede calma ai suoi il numero 9 dello Sport Country Club, Guerra. C'è bisogno di calma in effetti, calma e intensità per riagguantare il pareggio. Faria bene da Riso che nel contatto con Tramontano subisce fallo, allora sarà punizione dal limite. Intanto battibeccano Riso e Tramontano. Vidigno dice a Riso di stare tranquillo, tanto entra con la cicco al posto di Zottola. Entrato con la cicco, vediamo se andrà lui alla conclusione. Sul punto di battuta c'è proprio il numero 8 insieme al numero 10 Paolo Faria. Andrà probabilmente proprio Antonio Colacicco. In barriera Corona Sorrentino, sul palo c'è Tramontano, è entrato anche Paolo Petrella al posto di Grasso. Vediamo se va alla conclusione il numero 8, probabilmente sì. Il destro e ci mette una mano Petrella, guadagna anche fallo laterale dopo la deviazione di Paolo Faria. Allora Corona subito da Tramontano, va a lungo ma Guerra non riesce a gestire questo pallone. Faria, Vidigna, ancora Faria, male però perché recupera Corona il tunnel su Zottola. Tramontano scarica per Petrella, ancora Corona, tenta la giocata. Guerra è entrato di nuovo Trani in campo, Corona va proprio da lui, vediamo se punta Faria, prova di punta palo, grandissima occasione, bellissima la giocata di Trani che poteva accorciare le distanze. Ancora ripartenza, è entrato anche Michele Corrente, di punta in faccia direttamente a Daniele Riso, grandissima prestazione di Daniele Riso che ha esultato come un gol dopo aver parato praticamente di faccia la conclusione di punta di Michele Corrente. Corrente per Trani, bella la giocata. Laterale Heracles, anzi no, Sport Country Club, batterà Corona. Trani prova a centrarsi, scarica per Michele Corrente, ancora Trani, si allarga da Corona. Guerra, Trani, ancora Michele Corrente, allarga per Guerra, vediamo se cerca Corona, sì, prova a girarsi, dentro l'aria, subisce un fallo al limite dell'aria Corona dopo una bella giocata, il contatto con Vidigna, l'arbitro non ha avuto dubbi, sarà punizione.
Punizione al limite su cui andrà proprio Corona, che ha guadagnato questo fallo davanti al pallone. C'è Vitigna in barriera. Zottola, Riso, sul palo si metterà Paolo Faria. Quando siamo entrati nel 29esimo minuto del primo tempo, manca poco più di un minuto al termine della prima frazione. Ricordiamolo, l'Heracles in vantaggio per 2-0. Vediamo se c'è uno schema con Corona che potrebbe appoggiare il pallone per Trani. Va Trani direttamente in porta, di punta, tenta due volte la conclusione, ma mura prima la barriera e poi mette fuori, alto sopra la traversa. Napoletano va a lungo da Zottola, bene di petto, scarica per Francesco Valerio, allarga per Vitigna, scarica tutto da Daniele Riso. Buona la trama di gioco. Riso allarga per il capitano Francesco Valerio, prova ad andare lungo, mette una gamba a Guerra e devia in rimessa dal fondo. Riparte subito Napoletano che cerca Vitigno, non c'è nulla nel contatto tra i due secondo l'arbitro, neanche in questa gamba alta. Invece dopo fischia, c'è stata una gamba molto alta del numero 7 Vitigna. Allora, punizione Sport Country Club, che cercherà di accorciare le distanze in questi ultimi istanti del primo tempo. Corona va a puntare Vitigna, la giocata, la conclusione, è il gol di Corona, eccolo, lo ha cercato e lo ha trovato, una giocata incredibile, e ha superato in dribbling Vitigna e poi di sinistro. Un tiro radente che è entrato sfiorando il palo, e allora al 30esimo accorcia le distanze lo Sport Country Club e la partita sicuramente riaperta. Questo derby molto avvincente. L'arbitro dice che si giocherà per un altro minuto, vediamo se cercherà addirittura di pareggiarla prima di andare negli spogliatoi dello Sport Country Club, se l'Heracles cercherà di gestire o anche di andare di nuovo a segnare il doppio vantaggio. Vitigna, Valerio, va a lungo da Vitigna ma direttamente tra le braccia di Petrella. Sono frenetici Corona e i suoi, probabilmente vorranno cercare l'ultima azione per andare a pareggiarla. Mella protegge il pallone, scarica poi per Corona che va a puntare Vitigna, di punta, ancora l'11 a fil di palo. Riso va da Vitigna ma il pallone è troppo lungo. Petrella da Michele Corrente, quando mancano 15 secondi, vediamo se gestiscono. Corona prova il dribbling, perde prima il pallone, lo recupera allora Daniele Riso, lo perde nuovamente il numero 6, c'è un contatto tra i due ma c'è un fallo commesso da Corona e allora sarà punizione Heracles, ma finisce così il primo tempo. 2-1 il vantaggio per l'Heracles, il gol di Daniele Riso e Vitigna. Per lo Sport Country Club invece l'ex Corona, l'appuntamento è per il secondo tempo. Siamo pronti per questo secondo tempo, si rientra in campo sul parziale di 2-1, vantaggio dell'Heracles che sta giocando contro lo Sport Country Club. L'Heracles che questo secondo tempo attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi con un completo blu, invece lo Sport Country Club con una maglia bianco-rossa, stile scacchiera, attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi. In campo per l'Heracles Valerio, Faria, Vitigna e Colacicco tra i pali di Napolitano. Per lo Sport Country Club invece c'è Corona, Guerra, Trani e Corrente. Tra i pali Petrella. Sta arbitrando il signor Vincenzo Truini di Latina. Si partirà dal possesso dello Sport Country Club, pronti a battere Corona e Guerra. Si parte per questo secondo tempo, come detto
Vantaggio Heracles 2-1 con i gol di Riso e Vidigna, mentre accorciato di distanze Corona allo scadere del primo tempo con una splendida giocata. Quindi ce la metteranno tutta i ragazzi di Macari. Bella giocata, corrente Corona, il pallone che scheggia il palo. Subito è partito arrembante lo Sport Country Club. Grandissima azione sull'asse corrente Corona. I due ex, commette intanto fallo Corona su Colacicco e si becca anche una ammonizione. Il numero 11. Diciamo, ci metterà davvero tanta intensità lo Sport Country Club per recuperare questa gara dopo il gol di Corona allo scadere del primo tempo. Partita subito forte, dopo 30 secondi la grande azione Corona corrente che poi di testa ha spizzato con Napolitano in uscita, il pallone che ha scheggiato il palo e poi Napolitano l'ha bloccato. Valerio sul punto di battuta, batte a punizione, va da Vidigna, la conclusione e anche questa volta il pallone dopo una deviazione scheggia il palo e sarà calcio d'angolo. Vidigna, va da Faria, di sinistro subito, ci pensa corrente, poi ancora Faria di destro, pallone termina sul fondo. Sono partite forti entrambi, il Heracles la vuole chiudere, lo Sport Country Club invece vuole pareggiare, guadagna una rimessa laterale Corona e riparte subito con corrente, Trani, corrente. Guerra protegge il pallone, lo recupera però Francesco Valerio, tenta il dribbling, supera Trani ma non Michele Corrente, sempre presente. Sarà laterale Heracles, allora va Paolo Faria, cerca Colacicco, prova a girarsi, scarica per Francesco Valerio, la conclusione di destro, Paolo Petrella non blocca ma concede la ripartenza, Corona che va da Trani di punta, Napolitano ci mette di piedi un'altra pezza, mette in fallo laterale. Gara molto intensa. È ovvio che questi tre punti sono molto importanti, punti in palio, perché con la classifica in questo momento che vede entrambe le squadre più o meno in zona centrale di classifica, hanno bisogno di uno sprint per raggiungere le zone alte di classifica, un pareggio diciamo che non accontenterebbe nessuno, forse più. Intanto tenta Corona dopo la deviazione, anzi non c'è deviazione, bella conclusione però di Corona, il pallone termina sul fondo. Probabilmente questo, un eventuale pareggio accontenterebbe molto più lo Sport Country Club. Intanto un contatto tra Corona e Vidigna, c'è protesta da parte della panchina dell'Heracles, Cardillo e il dirigente Moscaritolo parlano con il signor Truini. Tanto entra Sorrentino al posto di David De Corona. Corrente dice a Trani di restituire il pallone all'Heracles perché evidentemente c'era davvero fallo, allora sportività e Trani ridà il pallone a Napolitano, un bel gesto del numero 18, allora, si riprende col possesso Heracles, Faria va da Valerio, cerca Colacicco ma riparte Michele Corrente, il pallone è uscito secondo l'arbitro, sotto la panchina della squadra di Gaeta, tante le proteste, magari a colloquio con Truini ma il pallone sembrava non essere uscito. Laterale Heracles, Vidigna appoggia per Paolo Faria, un controllo, poi va da Colacicco,
Male però il pallone va a Petrella che riparte subito con Trani, si gira, va a puntare Valerio, interviene, scivolata il numero 2, sempre provvidenziale il capitano sia in fase di possesso che in fase di interdizione. Allora, Sorrentino, Guerra, il tacco bello per Sorrentino, va dentro da Trani davanti a Napolitano e fa 2-2, eccolo il pareggio del numero 18. Grande scambio Sorrentino-Trani che davanti a Napolitano non sbaglia e allora riagguantano il pareggio i ragazzi di Macari al sesto minuto del secondo tempo, è 2-2, gol di Trani. Possesso del pallone gestito male dai ragazzi dell'Heracles e hanno approfittato in maniera estremamente efficace Sorrentino e Trani che hanno concretizzato al meglio questa opportunità e allora per la seconda volta Napolitano raccoglie il pallone all'interno della propria rete e l'Heracles deve adesso riconquistare il risultato per mettere sul campo la propria supremazia. Supremazia in questo momento invece che non c'è perché si è sul pareggio 2-2. Tutto di nuovo in equilibrio. L'Heracles che dovrà cercare per forza di cose il gol vittoria. Ma la partita è ancora lunga. Vidigna tenta la giocata, si gira, la conclusione, Corrente, dice la mano Colacicco, poi commette fallo Vidigna invece su Corrente e c'è l'ammonizione per Vidigna. C'è stato secondo Faria e Colacicco un tocco con la mano di Michele Corrente che poi ha subito fallo proprio da Vidigna che era andata alla conclusione, ci sono un po' di proteste. Ma si è pronti per battere questo calcio di punizione, Trani sulla battuta. Un derby che comunque fino a questo momento ha mantenuto le aspettative che erano piuttosto alte, tanta intensità, anche tanta sportività perché stanno lottando con le unghie e con i denti ma correttamente. Tenta la conclusione con la Cicco, deviata in calcio d'angolo da Sorrentino e allora ci prova l'Heracles. Corrente che parla con Mella, dice di andare in marcatura su Valerio, c'è Vidigna libero fuori, va alla conclusione al volo, vicino all'incrocio dei pali, bellissima la conclusione del numero 7. Tenta di andare subito Petrella da Valerio che intercetta, poi ancora Trani di sinistro al volo. Napolitano, va da Colacicco, Corrente ci mette il piede, allora il contatto ancora Corrente Colacicco. Si stuzzicano sempre i due numeri 8. Corrente, va da Sorrentino. Sorrentino da Corrente. Lo scambio con Yuri Mella, si gira bene, poi perde il pallone e commette fallo. Numero 4, chiedono ammonizione Riso e compagni, vediamo se arriva. Faria sul punto di battuta dice a Vidigna di allargarsi e andare quasi sul punto di battuta del calcio d'angolo, vediamo se va alla battuta Faria o cerca uno schema, guarda la posizione della barriera, va col mancino alla conclusione direttamente in barriera però murato da Yuri Mella. Napolitano, male però c'è stata una comitata tra Colacicco che viene ammonito, una comitata secondo Magari e compagni su Michele Corrente, c'è stato un contatto tra i due. Magari dice a Colacicco di stare calmo, non si è ben visto il contatto tra Colacicco e Corrente, comunque è stato ammonito il numero 8 che esce adesso al posto di Daniele Riso.
Andrà a battere Michele Corrente questo calcio di punizione. Sorrentino cerca Mella, bene lo scambio tra i due, ancora Mella, andrà dentro, non c'è nessuno però e offre la ripartenza a Paolo Faria, dribbling su Michele Corrente e mura il numero 8, Daniele Riso, va da Francesco Valerio, tenta il dribbling su Trani, ancora Paolo Faria, si accentra, calcia di sinistro a cercare Riso, ma Trani mette in fallo laterale, ha sbagliato un passaggio abbastanza semplice, Yuri Mella, c'erano dentro Trani e Sorrentino, poteva essere una grande occasione, invece ha offerto la ripartenza a Paolo Faria. Daniele Riso, Paolo Faria, ancora Riso, Faria, chiama il pallone Riso, lo trova, ma recupera Yuri Mella, bene in questo caso, allora protegge il pallone il numero 4, Michele Corrente. Allarga tutto per Trani, movimento centrale di Yuri Mella, parte dall'altra parte Michele Corrente, Trani perde un po' di tempo, va poi da Yuri Mella, il pallone però è uscito dal rettangolo di gioco, allora parte subito Paolo Faria che scarica per Francesco Valerio. Daniele Riso, Vidigna prova a girarsi, scarica bene per Daniele Riso, ancora Vidigna, si gira, va da Paolo Faria. Bene, protegge Faria e va da Daniele Riso. Lo scambio con Vidigna, prova il tacco per spiazzare Petrella, ma il pallone esce fuori. E allora riparte Petrella. Corona, Michele Corrente, Sorrentino. A finta del capitano, cerca Michele Corrente ma Faria intercetta, allora gioca con Riso questo pallone, il tacco di Riso per Faria, si cercano bene i due, Faria ancora va da Daniele Riso a puntare Michele Corrente, Faria col piede, Petrella mette fuori, grande scambio tra il 6 e il 10, tecnica infinita per i due davvero, che si cercano e si trovano spesso e volentieri, quasi sempre. È strano quando non si trovano. Faria. Questa volta Riso non riesce a controllare. Allora riparte Yuri Mella. Va da Sorrentino. Bene, che si accentra. Si accentra ancora di sinistro. Ci pensa Riso a murare. Allora Riso controlla e riparte. C'è Vidigna dall'altra parte. Due contro due. Vidigna davanti a Corona. Prova di punta. E mura Corona. Allora Yuri fa salire i suoi. Corona. Il dribbling è uscito bene su Faria, ancora tenta il dribbling su Valerio, ma come sempre intercetta e riparte bene il numero 2, Faria, lo scavetto su Yuri Mella, da Francesco Valerio che poi sbaglia il passaggio però su Daniele Riso. È entrato Tramontano al posto di Michele Corrente. Tanto l'arbitro chiede un po' d'acqua perché evidentemente ha qualche problema all'occhio destro. Tutto a posto allora per il signor Truini, si ripartirà dalla rimessa laterale per la squadra di Gaeta, batte Sorrentino, scarica da Tramontano, Tramontano allarga tutto per Corona. Ancora Corona, parte Sorrentino, va da lui Corona ma protegge benissimo Daniele Riso, Riso va da Paolo Faria, il tacco di Faria per Daniele Riso che scatta ma di spalla Yuri Mella, mette fuori gioco Daniele Riso, non c'è stato fallo secondo l'arbitro, spallata regolare, Daniele Riso che è andato sulla rete, si è fatto male alla mano, ricordiamo al 15° di questo secondo tempo, siamo al giro di boa anche della seconda frazione di gara, siamo sul parziale di 2-2, gara intensa, spettacolare, diamo tanto. Francesco Valerio chiede che sia concesso una rimessa laterale perché il pallone era uscito, Corona su Faria che chiede il fallo, intanto tante le proteste e l'arbitro va ad ammonire proprio Faria per le proteste.
Corona che ha sradicato praticamente Paolo Faria, l'ha scaraventato per terra. Secondo l'arbitro è un semplice contrasto di gioco regolare. Allora si riprende da una normale rimessa laterale. Iorimella, Tramontano, Sorrentino, ancora Tramontano. Prova a girarsi, va da Sorrentino, lo scavetto per Corona che protegge bene, ma Vidigna non gli permette di controllare questo pallone, allora guadagna una rimessa laterale, ancora il numero 7, allarga bene per Faria. Faria, va da Vidigna, controlla male, allora riparte Iorimella, Sorrentino scarica per Corona, allarga tutto per Tramontano, va alla conclusione. Ci mette il fisico Daniele Riso, allora parte Vidigna e Paolo Petrella davanti all'estremo difensore, mette in fallo laterale, chiede il fallo però sul contatto con Tramontano, ma non c'è nulla anche in questo caso per l'arbitro che sta lasciando spesso giocare in molte occasioni di gioco. Sorrentino si accentra, Napolitano, ancora Corona, non c'è nulla anche in questo caso sul contatto Riso-Corona e allora dovrebbe essere calcio d'angolo. Ha parato bene sulla conclusione di Mancino di Sorrentino, il pallone è rimasto in zona centrale dell'area, allora Riso è andato a proteggere con il corpo in maniera regolare, non ha concesso a Corona la conclusione. Intanto tenta Sorrentino questo tiro al volo che termina largamente sopra la traversa. Faria, Valerio, Faria, allarga tutto per Daniele Riso, Daniele Riso va a puntare Sorrentino che mette in fallo laterale. Valerio, Valerio da Vidigna, Faria, vediamo se si inventa qualcosa, tenta di nuovo lo scavetto ma Sorrentino ci mette il corpo. Recupera ancora Paolo Faria, la giocata con Daniele Riso, fallo laterale, mette fuori Tramontano, anzi no, la toccata Riso secondo Truini. E ancora le proteste del numero 6, Iorimella, scarica malissimo per Riso, davanti a Petrella, mette fuori, ma che errore di Iorimella, esce proprio lui adesso al posto di Guerra, Riso davanti a Petrella per piazzarla sotto l'incrocio dei pali, tira fuori questo pallone davvero uscito di un niente. E allora Guerra protegge il pallone, tenta il tacco per Sorrentino, riparte ancora Valerio, un altro contatto, secondo l'arbitro non c'è nulla. Sorrentino, la giocata su Riso, davanti a Napolitano, ancora Napolitano, poi ci mette il piede Vidigna e intercetta con le braccia Napolitano che blocca. Vidigna, Valerio. Valerio cerca di andare da Vidigna, che non riesce però a controllare questo pallone. Entra anche Tragna al posto di Sorrentino, autore del 2-2. Entrato anche Zottola. Tramontano, Trani, Tramontano, bene da Guerra che scarica tutto per Corona, ancora Tramontano, bene per Guerra, Guerra da Corona che non controlla però, scambio troppo ravvicinato 3-2. Riso, la giocata su Corona, il contatto 3-2, l'arbitro fischia questa punizione in favore dei ragazzi in maglia blu, prova a battere subito Riso ma l'arbitro dice che bisogna rigiocare il pallone. Quando siamo entrati nel 21esimo minuto, mancano poco più di 9 minuti e siamo sul punteggio di 2-2,
Heracles che ha terminato il primo tempo sul vantaggio per 2-1, poi dopo soli 6 minuti Trani ha trovato il pareggio. Intanto Tramontano ruba il pallone a Zottola che commette fallo. Bella la giocata del numero 2, Zottola, per evitare che andasse da solo avanti al portiere Tramontano, commette fallo. Corona sul punto di battuta per cercare di creare scompiglio nell'area dell'Heracles. C'è Trani e Guerra vicino all'area. Vediamo se cercano lo schema. Valerio è in marcatura su Guerra. Vediamo se cerca la conclusione. Va di punta direttamente sulla barriera. Ancora la conclusione, guadagna un calcio d'angolo. Corona andrà a battere questo calcio d'angolo. In area ci sono tutti. Rimane fuori solo Tramontano. Lo schema! Napolitano stava rischiando l'autogol con Corona che andava direttamente in porta. E sarà di nuovo calcio d'angolo. Grandissima occasione con questo pallone davvero pericoloso messo dentro da parte del numero 11. Tramontano va alla conclusione! E sarà ancora calcio d'angolo perché ci ha messo una mano Napolitano. Grande conclusione mancina di Tramontano che stava per trovare un grandissimo gol del 3-2. Trani, ancora lui al volo. Anche questo pallone termina alto sopra la traversa. Ci sta provando allora lo Sport Country Club a trovare il gol del vantaggio. In questo momento entrambe le squadre sono a 7 punti. Vidigna va da Francesco Valerio, protegge il pallone, prova a girarsi, scarica poi bene per Vidigna, tenta il dribbling su Tramontano, va lungo male però e c'è un contatto tra Riso e Trani e magari va a calmare proprio Riso. C'è una fase confusa, c'è cioè un po' di proteste con Trani e Riso che battibeccano. Magari va a calmare Trani. Sorrentino che parla con Daniele Riso. Ah, si ripartirà dalla rimessa dal fondo. Esce Tramontano per fare spazio a Michele Corrente. Andrà Trani a battere questa rimessa laterale. Va a cercare Guerra che protegge bene. Allarga da Corona. Dentro cerca Trani ma intercetta Vidigna. Allora ripartono lui, Valerio e Zottola. Vidigna prova direttamente la conclusione che finisce dopo una deviazione sul fondo. Allora sarà calcio d'angolo. Vidigna. Va da Francesco Valerio. Riso. Vediamo che si inventa. Si accentra poi, scarica per Zottola. Tenta la conclusione sul fondo. Ci ha provato il numero 5. Trani. Corrente. Allarga tutto per Guerra. Si gira benissimo il numero 9. Poi perde il contatto col pallone. Allora Riso. E il gol! Si leva anche la maglietta. Il numero 6, la doppietta. Il 3-2. Dopo una palla persa malamente da Guerra. E ci pensa Daniele Riso. Al 25esimo a segnare il gol del 3-2, il gol del vantaggio. L'ammonizione che arriva ovviamente per Daniele Riso. Un pallone radente che dopo un pallone perso davvero in maniera ambigua in zona centrale di campo da parte di Guerra, Riso non ci ha pensato due volte, ha scagliato un destro, un tiro sporco che è finito alle spalle di Paolo Petrella e allora è 3-2.
favore dell'Heracles. Allora deve tentare il tutto per tutto lo Sport Country Club. Quando mancano 5 minuti guadagna un calcio d'angolo. Va a guerra sul punto di battuta. Corona, la conclusione murata da Vidigna. Michele Corrente, vediamo se va lungo. Va da Corona. Lo scavetto di Corona che è un nulla di fatto perché finisce direttamente sul fondo. Allora ripartirà Napolitano. Napolitano cerca Vidigna ma mette fuori Corrente di testa. Riso prova a girarsi, mura ottimamente David Corona. Time out chiamato . C'è un po' di confusione perché il pallone è in possesso dello Sport Country Club. Il time out è stato chiamato dai ragazzi dell'Heracles. L'arbitro ha concesso il time out, ma e c'è il rosso. L'arbitro espelle il numero 9 Guerra, evidentemente per una protesta. E adesso viene chiamato il time out. Non si è ben capito cosa è successo, è stato espulso il numero 9 al 27esimo minuto. Allora il time out è chiamato da mister Cardillo, vanno a ragionare Faria, Riso, Valerio e Vidigna su come devono gestire questi ultimi 3 minuti di gioco. Vogliono assolutamente vincere questo derby, non solo per l'importanza che ha questa partita a livello locale, ma anche per quello che potrebbe variare in classifica. Andare a 9 punti sicuramente in questa fase di campionato sarebbe davvero fondamentale dopo aver perso le ultime 2 di campionato. C'è bisogno di riprendere subito la corsa per le prime posizioni e andare a riprendere le varie tecnologie, Buonaonda, l'Ele Nettuno, Lido, il Pirata Sperlong e soprattutto il Frosinone, che fino a questo momento non ha sbagliato un colpo, mentre lo Sport Country Club così rimarrebbe a 6 punti. Quindi sicuramente in questi ultimi minuti cercherà in maniera disperata di andare a segnare il gol del pareggio. Si riprende allora Vidigna, cambia il pallone. Riso, Vidigna, ancora Daniele Riso, Vidigna, Riso. Ancora i due scambiano, non hanno fretta perché devono gestire il vantaggio. Paolo Faria, ancora Vidigna. Allora cercheranno di metterli in mezzo per far passare più secondi possibili. Dovranno ovviamente rischiare qualcosa i ragazzi di Magari per creare qualche occasione. Faria. Bene per Riso, ci mette un piede Paolo Petrella in questo caso. Stava andando sul 3, sul 4-2 l'Heracles. Valerio, ancora Riso. Li hanno messi praticamente in mezzo, stanno solo gestendo il pallone, sono piazzati a quadrato con Vidigna e Daniele Riso bassi. Vidigna a destra e Riso a sinistra e cercano di mettere in mezzo per cercare la via del gol. Allora Faria ancora chiama il pallone Riso, poi prova la conclusione Faria, ci mette il piede Michele Corrente, sarà calcio d'angolo. Devono riconquistare almeno il possesso del pallone Corrente, Corona e compagni per cercare un'azione e trovare gol del pareggio. Riso ancora di punta ed eccolo il 4-2, la tripetta personale. Che giocatore Daniele Riso, l'ha risolta lui, è 4-2 quando siamo entrati anche nel recupero, la tripletta del numero 6
che di punta sferra un destro secco, dopo una deviazione il pallone termina sotto il 7. L'arbitro concede 4 minuti di recupero, vediamo se ci provano i ragazzi di Macari. Quindi Riso va a 5 gol in campionato, raggiunge Paolo Faria, miglior marcatore anche in Coppa Lazio con 4 reti. Nona rete stagionale per bomber Daniele Riso. Allora, vediamo se ci prova lo Sport Country Club con il portiere in movimento. Sorrentino che con la casacca gioca da portiere in movimento. Vediamo. Corrente, va dentro da Yuri Mella, ma il pallone non è buono per l'attaccante. Napolitano va lungo da Daniele Riso, ci mette il piede David Corona. Allora si giocherà fino al 34esimo, mancano 2 minuti e 30. Faria, la giocata è incredibile ed eccolo il gol che chiude definitivamente il match, 5-2, Paolo Faria, sesta rete in campionato. Ma che giocata del portoghese, il numero 10 ha chiuso i giochi nel derby, con le mani al cielo esulta, segno della croce, ottava rete stagionale per il portoghese, allora al 32esimo. È 5-2, mancano 2 minuti ormai, si potrebbe dire che i giochi sono fatti. L'Heracles con questa vittoria va a 9 punti, lo Sport Country Club rimane a 6. Yuri Mella prova a girarsi, scarica per Trani che di destro mette sul fondo. Va a lungo Napolitano, direttamente sul petto di David Corona che prova a ripartire, poi subisce fallo da parte di Colacicco, gli tira un pugno Corona, si rialza subito Colacicco, c'è una scaramuccia tra i due, l'arbitro lascia giocare. Colacicco applaude a David Corona, ovviamente c'è nervosismo in campo per quello che è un risultato che condanna in questo momento lo Sport Country Club. Ma non c'è bisogno di sporcare una partita giocata correttamente fino a questo momento. Daniele Riso su David Corona, ancora un contatto dei due. L'arbitro dà semplice rimessa laterale, sarà calcio d'angolo adesso. Corona lungo, troppo lungo questo pallone, mancano 30 secondi. Vediamo se Riso va lungo, manca pochissimo, spazza via questo pallone, sarà rimessa al fondo per Petrella che batte subito, va da Michele Corrente. Trani, dribbling secco su Colacicco, va da Yuri Mella, ancora Michele Corrente, allarga tutto per David Corona, proverà una giocata, scambia con Trani, va alla conclusione, ancora Daniele Riso, mura. Termina così allora l'Heracles, vince il derby del Golfo 5-2 con una grande tripetta di Daniele Riso, poi il gol di Faria e Vidigna. Le reti invece per lo Sport Country Club sono state di Trani e di Corona, l'ex. Un ringraziamento a Giuseppe Capuano per le riprese, chi vi parla è Francesco Di Luna, l'appuntamento è sul campo per le interviste. Riso al termine di questa partita, questo derby che l'Heracles vince per 5-2 con lo Sport Country Club, una partita davvero emozionante, intensa, hai siglato una tripletta fondamentale, ti porti il pallone a casa, che emozioni si prova?
Diciamo vincere un derby è sempre bello, poi vincerlo con 3 gol è ancora più emozionante. Io voglio ringraziare la mia squadra che mi permette di fare gol. È stata una grande partita, loro molto bravi tatticamente, si è visto pure il primo tempo, una partita ben giocata, una partita maschia. E penso che abbiamo fatto valere un po' il valore dei singoli per portare a casa questa vittoria, dai. Venivate da un periodo non troppo positivo, 2 sconfitte in campionato, poi in settimana avete rialzato la testa con la vittoria in Coppa Lazio, adesso tornate alla vittoria anche in campionato. È questo forse il modo giusto per ripartire? Sì, ma sapevamo, quest'anno abbiamo formato, diciamo, una squadra nuova con giocatori nuovi e ci vuole del tempo per amalgamarci, diciamo, e si è visto, dopo le prime prestazioni a un buon livello siamo un po' calati, poi martedì in Coppa abbiamo espresso un buon futsal, abbiamo vinto su un campo molto difficile e oggi, diciamo, siamo ritornati a una vittoria in campionato che ci mancava da 2 giornate, nel derby, ancora più bello, diciamo. Settimana prossima ci sarà un'altra partita molto importante con il Lido il Pirata Sperlonga, che fino a questo momento non ha ancora perso una partita, e quindi sarà una partita importante anche magari per andare a riagganciare le squadre di vertice. Sì, sappiamo che sabato ci aspetta una partita molto difficile su un campo molto grande dove si gioca un bel futsal. Loro sono una squadra molto forte. E dai, noi lavoriamo questa settimana per essere pronti sabato e diciamo per vincere. Noi scendiamo in campo per vincere, poi il campo dirà la sua. Con Antonio Colacicco, al termine di questa partita, questo derby che l'Heracles vince per Porto Country Club, una partita molto intensa, combattuta, sportiva, un primo tempo molto equilibrato, poi l'Heracles è uscito in maniera ottima nel secondo tempo e ha chiuso i giochi. Ma è stata una bellissima partita. Devo dire che il primo tempo, per quanto mi riguarda, non c'è stata partita. Siamo andati sul 2-0 e la partita la dovevamo chiudere. E poi un gol fortuito da parte loro e hanno preso poi coraggio e si è riaperta la partita. Però in merito a questa partita, guarda, io non sono perplesso in nulla perché la nostra superiorità si è vista dal primo minuto di gioco. Ecco, proprio in questo senso c'è qualcosa che potete migliorare a livello di gestione perché avete dominato nella prima fase anche del primo tempo, eravate in vantaggio per 2 gol e poi avete subito una rimonta. C'è qualcosa che potete migliorare anche nelle altre partite proprio per questo aspetto? Certo, noi ci alleniamo con questo, con Mister Cardillo, noi in settimana rivediamo i nostri errori, è una squadra nuova, si sta amalgamando, è fatta di ottimi giocatori, non devo presentarli di certo io. Ma io già qualche passo in avanti l'ho visto, in fase difensiva anche, perché in fase offensiva i nostri limiti non si sono mai visti, in fase difensiva forse qualche pecca sì. Però ecco, in questa partita è normale che forse il bel gioco si sarebbe visto poco. Questo è un derby, i derby si giocano così, i derby si giocano con cattiveria, i derby si giocano con altre qualità che vanno oltre la qualità del gioco, appunto. A me questi derby non mi devi, a me questi derby non mi insegnano più nulla, io i derby li ho sempre giocati e li ho sempre vinti. Diciamo prima anche con Daniele Riso, venivate da un periodo non troppo positivo perché avevate perso le ultime 2 partite di campionato, poi in settimana avete vinto in Coppa e oggi siete tornati alla vittoria anche in campionato. Può essere il modo giusto per ripartire? Avete ricaricato le pile? Ma assolutamente sì, però guarda, io che conosco questa categoria da tanti anni non è da sottovalutare il calendario che abbiamo preso. Noi abbiamo preso nelle prime 5 giornate 3 squadre che lottano per il campionato, quindi è normale che forse con il Lele Nettuno qua in casa no, non ci doveva stare la sconfitta, ma giocare ad aprile con la Buona Onda, che è una squadra di tutto rispetto, fatta di giocatori molto importanti, la sconfitta per me ci poteva stare. Ora ecco, passate queste 5 giornate, certo, da sabato prossimo avremo il Fondi, il Pirata Fondi, che è una squadra assolutamente che lotta anche essa per il campionato. Però noi siamo lì, noi ce la giocheremo, noi fino alla fine giochiamo per il campionato, questo non lo nascondo e non ci nascondiamo. Con il dirigente dell'Heracles Moscaritolo, al termine di questo derby che l'Heracles vince per 5-2, che emozioni si provano in queste partite? Allora, diciamo che questa è stata una partita che è stata preparata in settimana molto bene dal mister Andrea Cardillo. Dopo l'andata di Zagarolo, che comunque ci siamo espressi, penso, è stata una delle migliori prestazioni sinora. Pian piano ci stiamo sempre più conoscendo e la squadra sta trovando i meccanismi giusti per andare avanti e per fare bene. Non è di certo
questa partita che poteva preoccuparci. Con tutto rispetto allo Sport Country, noi abbiamo un roster che diciamo parla da solo, non era questa partita che ci poteva preoccupare. Per qualcuno è stata la partita della vita, per noi è stata una partita come tutte le altre, l'abbiamo vinta, c'è stato un buon approccio dei ragazzi, del mister, di tutta la dirigenza e niente, è stata una bella partita, un bel derby fatto con... purtroppo ahimè non è stato un buono spettacolo anche per gli spettatori, però purtroppo si sa, i derby sono fatti così, sono agonistici, cattivi, nessuno vuole tirare la gamba dietro e nessuno vuole perdere. Noi anche non volevamo perdere e l'abbiamo vinto. Quanto sarà importante dare continuità a questi risultati? Settimana prossima avete un'altra partita davvero molto importante di cartello contro il Lido del Pirata Sperlonga. Venivate da un periodo non molto positivo, un po' altalenante, si riparte da qui? Allora sì, caro Francesco, come diceva prima Antonio Colacicco, noi nelle prime partite di campionato non è stato un calendario in discesa, diciamo, come inizio. Abbiamo affrontato l'Ele Nettuno qui in casa e il Buona Onda ad Aprilia. Quindi come calendario, diciamo, potevamo forse sperare in qualcosa in meglio, però fa nulla, abbiamo perso. Quelle sconfitte ci hanno insegnato tanto, il mister Andrea Cardillo ha capito ancora di più quali sono le nostre lacune, ci stiamo lavorando e continueremo a lavorarci. Per noi non sarà mai un punto di arrivo, ma sempre di partenza. La voglia di vincere e di fare sempre meglio è tanta. Ti ripeto, questa è una squadra che i curriculum dei singoli giocatori parlano da sé. Tutti vogliono far bene, tutti vogliamo fare bella figura. E quindi niente, ora sabato ci aspetta un'altra grande prestazione con il Lido Pirata Sperlonga, un'altra, penso, una delle candidate alla vittoria finale di questo campionato, e anche lì noi andremo a fondi per fare la nostra partita. A noi degli altri ci interessa poco, noi contiamo molto su di noi e sappiamo noi che cosa possiamo fare. Con mister Magari, al termine di questo derby che lo Sport Country Club perde in casa dell'Heracles per 5-2, una partita molto intensa, molto combattuta, che incontro è stato? È stato un incontro, come hai detto tu, molto bello, molto intenso, molto combattuto, corretto, leale, secondo me anche molto equilibrato, se devo dire la verità. Queste sono partite che si vincono e si perdono per errori, basta una mezza cosa che la vinci o la perdi. Noi abbiamo preso i primi 3 gol che sinceramente non esistono. Una squadra esperta come quella avversaria non ti concede. E quindi hanno vinto loro, secondo me meritavamo di più oggi, però dobbiamo rispettare il verdetto del campo. Che stagione sarà, che stagione è stata fino a questo momento quella dello Sport Country Club, che ha avuto difficoltà a dare continuità ai risultati? Oggi ha perso qui in una partita molto combattuta, settimana prossima giocherete in casa contro un'altra squadra davvero ben organizzata come il Buena Onda, però ha avuto sempre qualche difficoltà a dare continuità ai risultati. Come lavorerete magari per risolvere questo problema? Ma il discorso è questo, io l'ho detto anche ai ragazzi, noi giocheremo un sacco di partite durante l'anno come quella di oggi, che a 5 minuti dalla fine stai 2-2 e stai pareggiando, c'è successo già a Fondi, c'è successo con l'Arena Cicerone in casa, se si fanno degli errori come quelli che noi abbiamo fatto sul 3-2, ma io ci metto anche sull'1-0, ci metto anche sul 2-0 per loro, poi l'abbiamo ripresa e poi scopriamo una palla a centrocampo e facciamo quell'errore, in più sul 3-2 è un'espulsione che francamente... questi errori non posso neanche dire in esperienza, perché poi però è chiaro, poi la perdi questa partita, la perdi se fai queste sciocchezze, queste follie, la partita poi la perdi. Che emozioni si provano a tornare a giocare contro la propria ex squadra, sia per molti giocatori come Michele Corrente, Iurimella e Corona, e anche per te che investi da allenatore? Vabbè, io questa società l'ho fondata insieme a Davide, proprio fondata dal punto di vista proprio pratico, quindi l'abbiamo portata avanti per 3 anni, abbiamo vinto un campionato di Serie D, poi abbiamo vinto un campionato di C2, l'anno scorso abbiamo fatto un tentativo con un quarto posto, poi abbiamo deciso di prendere altre strade, ma molto tranquillamente, senza rancori, senza ulteriori problemi, quindi la sensazione è sempre bella. Io vi faccio gli auguri faccio gli auguri all'Heracles affinché possa
vincere il campionato, perché la squadra è una squadra costruita per vincere il campionato, perché Faria, Vidigna, Zaccaro, Riso, non ci prendiamo in giro, è uno squadrone, è una squadra per vincere il campionato. Ma io oggi mi sento anche di fare i complimenti ai miei ragazzi per la partita che hanno messo in campo, perché a 5 minuti dalla fine stai 2-2, rischi in 3-4 occasioni di andare a fare il 3-2 e poi per un errore gravissimo la perdi. Grazie, mister.